mister Baiocco festeggia le sue 70 manchine con i rossoneri. Il Colleferro prende una sana boccata d'ossigeno e Caslini batte il Borgo Podgora agganciando in classifica a quota 13 punti. I padroni di casa iniziano a scaldarsi all'ottavo, punizione dalla testa di Matozzo e Abbondanza prova la deviazione al volo spedendo alto. Al quarto d'ora ancora Abbondanza riceve al limite dell'area e preme l'inserimento di Salvagni con un filtrante raso terra che il numero 9 non spiega per il vantaggio della squadra di casa che corre tutta a sommergere nell'abbraccio il proprio mister. Il Borgo Podgora dà segni di ripresa al ventesimo, ma la rovesciata di Cirelli finisce al lato senza che Tiseo debba distendersi. In chiusura della prima frazione, ancora pericoloso il Borgo. La punizione di Mallitto spiove sul secondo palo, dove Arena si avvita e scentra in incrocio dei pali, sferrando il pari. Nella ripresa il Colleferro prova a chiudere le pratiche al quinto, ma Figlioli schiaccia troppo la sfera, che finisce sul fondo. Al diciottesimo, Amici serve Cardinali, che calcia le prime intenzioni, ma trova la pronta risposta di Ramiccia. Gli ospiti provano a rispondere al 25esimo, con Petella che deve immolarsi per levare il pallone dai piedi di Cirelli ben appostato in area di rigore. Nel finale i rossoneri cercano di blindare il risultato con Amici che, arrivato in area di rigore, calcia addosso a Ramiccia. Un minuto dopo anche Cardinale avrebbe l'opportunità di chiudere i conti, ma davanti all'estremo difensore sceglie la precisione anziché la potenza e calcia al lato. Il punteggio finale rimane dunque 1-0 per il Colleferro, che inizia a risalire la classifica e fa il regalo più bello a Baiocco per le sue 70 panchine.